perché l'Umbria è la prima regione dove sperimentano anche a livello locale l'inciuccio nazionale, nel senso che Di Maio anche lì ha svenduto la dignità del suo movimento al Partito Democratico e quindi vanno insieme. Ma sapete perché? Lì è proprio qualcosa che io non riuscirei mai a fare, perché per me la dignità e l'onore valgono più di qualche poltrona. Pensate che in Umbria si vota, e questo le televisioni non me lo raccontano, in Umbria si vota adesso e non l'anno prossimo, perché hanno arrestato gli assessori del Partito Democratico, perché secondo l'accusa truccavano le assunzioni negli ospedali. Ma chi è che ha fatto la denuncia che ha portato agli arresti degli assessori del Partito Democratico? I 5 Stelle. Cioè, i consiglieri dei 5 Stelle hanno denunciato gli assessori del PD che sono finiti in galera e tra un mese sono sulla stessa scheda elettorale con i simboli uno di fianco all'altro. Quelli che hanno denunciato e quelli che sono stati arrestati. È una schifezza, è proprio una disperazione, la fine della dignità, del buon gusto, che schifo. Però se così facendo pensano di vincere, secondo me, siccome gli italiani non sono scemi, gli umbri non sono scemi, i bergamaschi non sono scemi, il tradimento è qualcosa che nessuno perdona e quindi prenderanno una mazzata che se la ricordano per i 50 anni che arriveranno. Quindi si mettessero tutti insieme Renzi, Di Maio, Grillo, Zingaretti, La Boschi, La Bombrini, allora.